Ratina, puoi venire qui? Facciamo un applauso, effetto donna. Adesso tocca la squadra della Rosa, un'esibizione di canto di Maria Veronica Chiavelli. Maria Veronica Chiavelli. Per questa puntata del Talentino Show. Del Talentino? Show. Del Talentino? Show. Del Talentino? Show. Me ne vado. Avete detto show? Allora, grazie ragazzi, ciao. Adesso io devo invitare degli ospiti, Chi sono? La scuola di danza palcoscenico. Alla scuola di danza palcoscenico. Ciao! Ciao ragazzi! Dietro abbiamo le squadre, non una, ma le squadre, i ragazzi. Invitiamo, ha avuto difficoltà tra l'altro a raggiungere proprio il backstage il preside. Un applauso al preside dell'istituto Iziaeco e Maiorana. Signor Nell'Oscura, buonasera. Io prego, lei il microfono. Io ho chiamata Mr. President. Troppo gentile, troppo. Allora, tanto lei è già arrivato col verdetto. Sì, dunque, la squadra... Però prima di arrivare già ai punteggi, vogliamo parlare un po' dell'istituto. Certamente. Ecco, di questa straordinaria bomboniera. Mi ha fatto molto piacere ospitare qui questo spettacolo, proprio per far conoscere alle nuove generazioni un istituto di istruzione superiore dove c'è la scuola di cinema, qui c'è l'audiovisivo, cioè tecnico per l'industria cinematografica, televisiva, tecnico per la ripresa, il montaggio, poi vabbè, qui c'è il settore elettrico e elettronico, poi abbiamo nell'altra sede del San Paolo il settore alberghiero e il settore ottico, poi abbiamo nella sede di Pallese il chimico biologico, l'istituto tecnico agroalimentare e poi anche l'indirizzo fotografico. Quindi una vasta gamma di offerta per i giovani che prendono la licenza media e possono continuare gli studi, ma anche per gli adulti perché abbiamo i corsi serali. Bene, io volevo chiederle... Questa bomboniera. Questa è stata una mia idea, ho colto le opportunità con i progetti europei
e ho fatto l'auditorium ma anche i vari laboratori di montaggio, di ripresa, ed è praticamente una scuola aperta al territorio, quindi un auditorium aperto al territorio. Per questo ho ospitato volentieri il vostro spettacolo, e poi apprezzo molto i giovani, questi nuovi talenti, che talentino perché siete piccoli, ma alcuni di voi sono proprio dei talenti. Considerate che alcuni da piccoli hanno iniziato, grandi attori che conoscete, per esempio Loretta Goggi ha cominciato facendo la bambina nello sceneggiato La Cittadella, poi ha continuato. Questo auditorium è stato inaugurato da Liliana De Curtis, la figlia Presidente, di guardi anche lei, se non si offende. La figlia di lei, bravissima, già l'ho parlato prima con lei. La figlia di Totò è venuta qui a inaugurare questo auditorium e aveva partecipato da piccola, pure lei, 6-7 anni, a un film con il padre, San Giovanni Decollato, nel 40, e poi non ha continuato più. Quindi c'è chi continua e diventa anche una star, una cantante da grande, e c'è chi lascia e fa altre cose. Bene, bene, allora io intanto vorrei qua tutti i ragazzi, facciamo entrare tutti i ragazzi. Il totale è questo, Orchidea 410 è la prima squadra. La seconda, Margherita con 406 punti, poi Girasole con 378 e Rosa con 351. Complimenti. Però tutto può succedere ancora, si può capovolgere tranquillamente il verdetto, ma se lo volete proprio scoprire fino in fondo, aspettateci per la quarta puntata. Grazie a tutti e buona serata. Ciao. Grazie.